Eccoci qua, zia. Eccoci qua, tu sei stata a mettermi. Sei tal stufa che non posso più. Allora, oggi video veloce, subito. Cominciamo subito con un grande saluto a Dario e Barbara. Sì. Giusto? Saluto, sì. Salutali, dai, dilli grazie. Saluto Barbara e Dario, sì. Vediamo cosa c'è in questo pacco. Cosa ci sarà nel pacco, zia? Avete però più cacciato mai da prima. Cosa ci sarà nel pacco? Un po' di crania. Un po' di crania. Una crania esclusiva per la PlayStation 3, direi io, no? Sì. Eccolo qua. God of War Ascension, il nuovo capitolo delle avventure di Kratos. Ovviamente in esclusiva solo su PlayStation 3. Vediamo cosa dicono. Include la demo esclusiva di The Last of Us, che dovrebbe essere rilasciata a maggio per chi ha questo qui. Vediamo cosa dice dietro. La leggenda ha inizio, proprio così. Questo è il primo capitolo prequel, quindi prima di tutti i capitoli che abbiamo giocato su PlayStation 2, PlayStation 3 e PSP. Questo è l'inizio della saga di Kratos. I sviluppatori non sapevano più come continuare la saga, quindi sono tornati indietro. Quindi scopriremo le origini. Leggiamo dietro. Scopri le origini della leggenda di Kratos in questo prequel della serie campione d'incasso God of War, a causa di un perfido inganno orchestrato dagli dei dell'Olimpo. Il guerriero spartano si ritrova relegato in una cella. Le fiamme del tradimento tuttavia faranno divampare la sua collera. Ora è pronto a tornare. Cerca la vendetta nell'articolata storia per giocatore singolo. Sì, avete letto bene, per giocatore singolo, perché questo capitolo ha un'interessante campagna anche multigiocatore, sia cooperativa che competitiva. Noi ovviamente giocheremo solo la storia single player, perché di multiplayer a me proprio me ne frega proprio un beato gaz, e poi lo venderemo su eBay. Vediamo cosa ne pensa la zia. Eccolo qua, zia. Godmar. Dimmi? Godmar. God of War. Ossia, cosa mai che ho bisogno. Vedi questo personaggio? Questo personaggio si chiama Kratos. Kratos? Sì, è un guerriero spartano, zia. Spartano? Lui spacca tutto, sbrega via le braccia, sbrega via le gambe, spacca la testa. Va bene spaccare tutto. Ovviamente dopo la gente andrà a comprare se hanno soldi, verranno fuori i soldi. Quindi secondo te è giusto che lui spacchi tutto così dopo gli altri spartani comprano le case nuove? Nessuno sarà giusto. Ma ripensa che la gente che si è risparmiata qualche lira vadano fuori a comprare, così la roba si smerce fuori. E hanno tutto nuovo. Il suo istinto è così, bisogna lasciarlo stare. Lui è un istinto omicida, zia. Tutto quello che si muove, che passa vicino di lui, lui ammazza. Lui ammazza tutti. C'è l'istinto così. Quindi? Quindi è un istinto che non può fare a meno di fare quello che fa. Un istinto che deve uccidere tutti. Brava zia, così mi piace. La zia assassina. Diciamo che per tutti non andrà bene, per tutti. Per tutti quelli che lo incontrano sarà una brutta fine, zia. Diciamo per lui andrà bene questa manovra, ma del resto è una cosa che non so spiegare. Quindi, un saluto a tutti e alla prossima. E vado per come. Ciao. Si smatto per tu che io mi sale. Ma se mi ti ammatto tu, Biel. Ma mi ho infarto tu.